Ragazzi, solamente la realizzazione su carta, e non ho finito, del progetto di questi video che seguiranno, e sono 10, questo l'ho chiamato video zero, cioè è la prefazione che anticipa quello che voglio fare nei prossimi 10 video. È la realizzazione di questo impianto off-grid, dove praticamente andremo a 48 volt, 6 kW. Bene, è talmente entusiasmante la cosa, ho preparato alcuni prodotti, alcune spiegazioni che anticipano quelli che saranno i prossimi 10 video, che è veramente entusiasmante. Si sta parlando di natura, si sta parlando di inquinamento, si sta parlando di green. Ebbene, sul nostro canale, ragazzi, stiamo realizzando proprio questo: salvare la terra dal nostro metro quadro, partendo dal nostro metro quadro. Anche noi possiamo fare qualcosa, ovviamente non saremo noi a salvare la terra, ma il punto è proprio questo. Noi, col nostro canale, con la nostra pazienza, con l'andare avanti, possiamo realizzare la nostra energia elettrica. Chiaramente lo dico prima che il video parta e prima degli altri 10, questi sono video culturali, questo è un canale culturale. Imparate da qua e poi fatevi aiutare dagli esperti, dai competenti e dagli autorizzati. Buona visione, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Video 0 e i prossimi 10 saranno un salto di qualità per la realizzazione di un impianto off-grid 48 volt, 6 kW, che avrà lo scopo di alimentare totalmente la nostra abitazione. Ebbene, ragazzi, da dove cominceremo? Questa sarà proprio la sorpresa del canale. Andremo comunque ad analizzare tutti gli step per la realizzazione di questo impianto passo passo. Quindi andremo a vedere le connessioni, andremo a vedere tutti gli strumenti, partendo anche dalle batterie. Le sto aspettando, come avete visto nel video precedente, e arriveranno queste batterie. Ora, nella configurazione generale, andremo a utilizzare il mio oramai vecchio strumento affidabilissimo, questo caricabatterie o comunque questo alimentatore in corrente e tensione stabilizzata e regolabile. Andremo a utilizzare anche strumenti come questo, che è un misuratore di IR, Internal Resistance, ovvero attraverso questi puntali andremo a vedere la qualità delle batterie, perché andremo a misurare i milliohm e vedremo se saranno come il fornitore ha garantito. Quindi avremo anche strumenti non solo per le litio, anche se l'impianto sarà tutto fatto con le litio, ma avremo anche strumenti per le piombo, per coloro che sono ancora un po' vintage e hanno ancora piombo da utilizzare. Utilizzeremo anche questo, che è uno strumento che serve a vedere la qualità delle piombo. Sono tutte strumentazioni importanti, non possono mancare nel nostro pacchetto in laboratorio. E attraverso queste, quindi ne ho menzionate solo tre, che sono queste, poi c'è anche questo che serve a scaricare, una resistenza che scarica con la potenza di 20 A, l'avete già visto negli altri video, le batterie per vedere la capacità, ma lo faremo anche attraverso gli shunt, quindi avremo l'utilizzo degli shunt per vedere la capacità delle batterie e non solo. Con gli shunt si possono fare tante cose importanti per la verifica che in pianta stabile, montati proprio nel nostro impianto, andranno a essere di grande utilità. Ci potrebbero bastare anche questi, che sono praticamente degli strumenti molto più semplici. Questo serve a misurare quanti watt, praticamente è un amperometro che si attacca sulla 220, è uno strumento molto semplice. Vedremo anche questo, installazione, configurazione. Poi vedremo i relè intelligenti, questo è della Victron, un relè intelligente molto utile per la gestione del fotovoltaico. Insomma, andremo a vedere tanti apparati, come devono essere configurati, come devono essere installati e quali norme ci sono anche per un buon funzionamento dell'impianto a 48 volt, 6 kW di potenza continua e 12 kW di picco, praticamente quello che in ogni casa noi vorremmo. In uno dei video, ragazzi, vedremo anche le norme di sicurezza. Immaginatevi a casa vostra
mentre per un chissà quale motivo c'è un surriscaldamento di un cavo. Ebbene, cosa fate? Il cavo sta diventando caldissimo, quasi prende fuoco. Cosa fate? Andate in garage a prendere una chiave del 13, magari avete preso la 10, tornate su per svitare il bullone mentre il cavo sta infiammando perché il fusibile non è saldato e tutto si è legato? No, ci vuole questo. Ecco perché questo tronchesino è uno strumento che taglia i cavi e può farlo anche vostra moglie o vostro figlio, perché ha una leva e la potenza da esercitare è veramente vantaggiosa. Ecco perché parleremo anche di piccoli strumenti, ma che devono stare di fianco al fotovoltaico per sicurezza. Parleremo anche degli staccabatterie, uno per le batterie, uno per il fotovoltaico. Quando dobbiamo fare un intervento andiamo a staccare e quando abbiamo finito attacchiamo con la giusta potenza. E vi faccio vedere adesso uno degli strumenti peggiori che potete comprare, uno staccabatterie di quelli fatti veramente male, perché non si può veramente vendere queste cose pericolose. Analizziamo insieme questo prodotto. Ora, questi sistemi saranno spiegati nei dettagli, nei video specifici, però volevo anticipare questo. Questo è uno staccabatterie, vedete? Si stacca, si porta via la chiave e si riaggancia. Ora, questo staccabatterie, guardate che piastra ha al suo interno. Una piastra di rame da 6 mm di spessore, veramente notevole, ma però ha un difetto. Questo difetto l'ha portato a fondersi, a squagliarsi. Vi faccio avvicinare con la telecamera per vedere i dettagli e vediamo perché si è sciolto. Qui potete vedere chiaramente la plastica che si è sciolta. Questo è un altro pezzo di plastica. La molla che comprimeva è saltata fuori. Praticamente questa barra di rame, che è bella, è notevole, è grossa, su cosa spingeva? Quindi qui c'è la qualità, ma su cosa spingeva? Spingeva su questi due perni, ovvero uno era l'ingresso della corrente e l'altro era l'uscita. La barra andava a fare contatto fra i due una volta attivata e poi quando veniva disattivata si sganciava. Ebbene, questa barra di rame così grosso, guardate su che punto dei perni andava a poggiare. I perni sono leggermente bombati, forse qualcuno pensava di migliorare la connessione attraverso la bombatura, ma invece l'effetto era contrario. Perché? Perché questo piccolissimo punto è il punto di contatto, in quanto questo perno molto grosso, con molta portata, che è anche stagnato, è stato fatto bombato, no? Per dare una connessione sicura, sì, ma era molto meglio farlo piatto o zigrinato. Vedremo i dettagli anche su questi aspetti, sulle sicurezze. Guardate qua, un puntino che portava questa poca corrente, ovviamente tutto si scaldava quando entravano 300 ampere a 12 volt. Allora, possiamo mai utilizzare una barra di questo tipo che fa poi alla fine un contatto minimo? Questo è un grave errore, lo vedremo bene nei dettagli nei video che seguiranno. Parleremo anche di questi famosi staccabatterie ripristinabili, questi fusibili ripristinabili che oramai utilizziamo alla grande, e vedremo all'interno di questi che cosa c'è e come funziona e quali sono gli aspetti positivi o i negativi. Abbinati chiaramente a questi fusibili ripristinabili parleremo anche dei cosiddetti mega fuse, ovvero i classici fusibili fissi che si fondono quando qualcosa va male e saranno montati ovviamente sulle apposite scatolette di connessione. Quindi questi dettagli saranno tutti nei video specifici. Un aspetto molto bello, piacevole, interessante sarà tutta la domotica che rotea intorno a questo impianto. Avremo delle schedine per la gestione automatica sia in relazione alle tensioni che alle temperature. Avremo dei timer, qui abbiamo questi della Finder che sono il top. E vedremo come utilizzarli, che cosa fare, quali funzioni avranno. Ad esempio, come vi ho anticipato, dal fotovoltaico preleveremo anche l'energia per andare a scaldare l'acqua calda sanitaria con sistemi innovativi e semplicissimi.
non con i sistemi che si usavano un tempo, che ancora sui tetti troviamo, cioè di circolazione dell'acqua attraverso i pannelli solari termici. A tal proposito vi porto adesso giù nel magazzino a farvi vedere cosa sarà progettato per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria in relazione al sole e al fotovoltaico, non al solare termico. Seguitemi. Eccoci ragazzi sul magazzino esterno, questo è quello che si usava e si usa ancora, ovvero sono tubi sottovuoto con all'interno un tubicino di rame che contiene un gas speciale. Qui praticamente attraverso il sole vengono scaldati, vedete che c'è un assorbimento di calore attraverso queste piastre scure, il calore viene trasmesso nella parte superiore. Qui entra l'acqua, di là esce e l'acqua viene portata in temperatura a seconda del sole che c'è. Questo sistema qui, che ancora oggi si usa, implica veramente un impianto importante, perché ci sono pompe di circolazione, sensori di temperatura, ci sono anche le valvole di emergenza, di scarico dell'acqua oltre una certa pressione, ci sono le centraline che sono costosissime. Ora, questo prodotto che, ripeto, è ancora sui tetti delle nostre case, dal mio punto di vista e per l'impianto che sto progettando, questo off-grid, verrà tolto, e adesso lo vedremo direttamente nell'alto deposito, ovvero utilizzeremo direttamente le serpentine per andare a scaldare l'acqua. A seconda della potenza fotovoltaica che avete, avremo serpentine da 1500, 2000, 3000, 4000 watt che andranno istantaneamente a scaldare il serbatoio della riserva dell'acqua calda. Cosa succede? Non avremo più tutto il sistema con le pompe, con le perdite dell'acqua, con la circolazione, con i tubi, ma avremo semplicemente una serpentina che andrà direttamente nel serbatoio e scalderà l'acqua calda sanitaria. Bene ragazzi, questo è il serbatoio che andremo ad utilizzare per l'acqua calda sanitaria. Sono 200 litri e qui vedete la configurazione precedente. Qui c'erano tutti gli attacchi dove le pompe, la centralina facevano entrare e uscire l'acqua calda solare termica. Tutto questo sarà chiuso, non più utilizzato. L'impianto diventerà veramente semplice. Vedremo tutti i dettagli in questi 10 video che seguiranno. E utilizzeremo praticamente soltanto questa zona, dove il termostato di massima temperatura, quando l'acqua arriverà a 75-77 gradi, interromperà la serpentina al di là della gestione del fotovoltaico. Perché una temperatura così alta? Perché andremo a distruggere anche tutti i batteri che nell'acqua tiepida proliferano come la legionella. Tutti questi dettagli li vediamo in questi video, ragazzi. Cosa avremo? L'eliminazione totale di tutti questi tubi, queste pompe. Ci sarà semplicemente una serpentina, una resistenza e un comando ovviamente elettronico domotico legato al fotovoltaico, con questo che sgancerà per massima temperatura. Sarà un video veramente anche questo entusiasmante per poter utilizzare il nostro fotovoltaico per scaldare l'acqua calda sanitaria. Torniamo al laboratorio. Parleremo anche ovviamente del quadro elettrico fotovoltaico, monteremo i magnetotermici, monteremo tutte le sicurezze, i fusibili, gli scaricatori di alta tensione, tutte cose fondamentali per il nostro impianto. Andremo a vedere proprio come dovremo fare le connessioni varie per un impianto chiaramente pulito e in sicurezza, ma sempre sobrio, senza troppi accrocchi. Un impianto che parte dal fotovoltaico, arriva alle batterie, gestisce tutte le cose con i giusti cavi, le giuste connessioni, le giuste canaline. Dicevo quindi giusti cavi, giuste connessioni, giuste canaline, e dovrà passare tutto attraverso le canaline, anche per quelli che saranno strumenti di gestione dell'impianto quando vogliamo staccarlo, quando vogliamo andare in manutenzione. In questi video parleremo anche, dicevo, di sicurezze anche per le batterie stesse. Difatti, come già vi feci vedere nei precedenti, che sia in connessione a 12, 24, 48, parleremo di BMS, questo prodotto eccezionale che va a gestire le singole celle. Io sto aspettando adesso quelle di diverso amperaggio, potenti sempre 48 volt, e attaccheremo su questi che oramai li conoscete benissimo, sono gli SSR che andranno a staccare i pannelli quando ci sarà un'emergenza, ovvero quando il BMS dovesse decidere di proteggere le batterie
andrà a staccare questo. In alcuni video ho parlato di BMS, sì, no, forse, a ognuno di voi le scelte. In questo impianto farò un impianto classico, quindi con BMS. Sarà utilizzato un BMS della Daily da 48 volt, 150 ampere. Quindi andremo a realizzare un impianto classico per dare una cultura standard. Poi sarà ognuno di voi che andrà a modificarla, ad adattarla, secondo delle proprie necessità, delle proprie esigenze. A tal proposito vi informo, per coloro che già mi seguono da tanto sul canale, che stiamo realizzando un BMS. Io prima lo chiamavo una sostituzione al BMS, invece sarà un BMS economico, elettronico, molto concentrato sulla sicurezza, ovvero staccherà 2,5, staccherà a 3,7 per cella e andrà a avere un sensore di temperatura per il freddo, e andrà a avere anche incorporato due shunt, uno che misurerà la corrente in ingresso dai pannelli e uno in uscita dall'inverter. Ci vorrà tempo, non è una cosa istantanea, ma è un progetto che stiamo sviluppando io, ma soprattutto un caro amico del canale che è un programmatore e che sta andando con gli strumenti giusti a realizzare questo prodotto che andrà a sostituire il BMS. Per il momento lo vogliamo utilizzare in questo impianto per stare su video standard che servono a tutti, dopodiché sarà vostro piacere andare a modificare le cose sempre con competenza e attenzione alla sicurezza. Ovviamente parleremo di pannelli fotovoltaici, di configurazione serie parallelo, anche se già l'abbiamo toccato in altri video. Parleremo dei regolatori di carica, ma non questi, che sono quelli piccoli che vanno bene per la 12 volt, ma parleremo degli EPEVER con stringhe in serie, e manterremo sempre tutto in sicurezza perché queste stringhe progettate saranno 108 volt, quindi ampiamente sotto i 120 volt consigliati dalle norme di sicurezza. Nei video precedenti avete visto anche una cosa fondamentale dal mio punto di vista per le batterie, ovvero la compressione e la prima equalizzazione che avviene attraverso questo strumento, e avete visto la compressione all'interno di questo box che era interamente di legno con le ruote, trasportabile, carino, di cui tanti amici del canale l'hanno realizzato. Mi ha mandato anche le foto, qualche giorno con loro permesso ve le pubblicherò. Questa volta lo faremo con l'alluminio e avremo queste lastre di alluminio da 8 mm. Queste sono perfette per una batteria a 12 volt e nel nostro impianto invece andremo a utilizzare queste, che sono piastre doppie, ovvero conterranno 48 volt di batteria, ovvero 16 celle disposte 8 e 8 in serie. E quindi queste piastre in alluminio saranno poste una davanti e una, diciamo, una all'inizio e una alla fine, saranno quelle che andranno a comprimere il pacco batterie, ovviamente nel giusto modo, con tutti gli isolanti, con le giuste compressioni, con le barre filettate. Vedremo tutti i dettagli. E poi di cosa ancora parleremo in questi video? Tante cose non ve le ho menzionate perché vogliono ovviamente essere delle sorprese, ma una ve la voglio anticipare perché è molto molto entusiasmante. Parleremo dell'eolico. Ebbene, installeremo pale eoliche per andare a produrre energia quando non c'è il sole, quando c'è freddo, inverno, brutto tempo e dove di solito circola il vento. Queste sono pale in fibra di carbonio. Andremo a montare un impianto eolico che produce tanta corrente, che farà andare in casa le pompe di calore e quant'altro. Ragazzi, non potete perdere l'occasione di vedere, se è a vostro piacere, tutta questa serie di video, che sarà veramente la possibilità di realizzare un impianto fai da te. Il video non ho fatto vedere tutto, saranno tutte sorprese, ce ne sono altre, però presumo che siate concordi sul fatto che sarà un video molto di qualità, molto interessante, e saranno 10. Ora io ringrazio qua tanti amici del canale e tanti altri, chiedo scusa se non posso fare tutti i nomi, sennò il video diventa tutti i nomi di voi che oramai siete migliaia e migliaia che state seguendo il canale. Dico solo questo, ringrazio anche qui in questo video tutti coloro che stanno donando su PayPal, perché grazie a loro
posso continuare a fare questi video. Quindi se è vostra volontà e piacere, continuate pure con le donazioni, ovviamente, e vi ringrazio di aver visto anche questo video. Ci vediamo al prossimo. Buona serata a tutti.